Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Avverrà nel pomeriggio del 2 settembre l'autopsia sul corpo della 28enne tarantina morta all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto lo scorso 30 agosto dopo un parto cesareo. Sono 13 i medici iscritti nel registro degli indagati dal PM Antonio Natale, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. All'esame parteciperanno lo stesso PM Natale, il medico legale Biagio Solarino dell'Università di Bari, il consulente medico scelto dalla famiglia della vittima, che ha presentato un esposto, e i consulenti medici degli indagati. Come si ricorderà, la giovane donna era la sua prima gravidanza e si era recata presso il nosocomio tarantino per una rottura prematura delle membrane, scegliendo che non le fosse indotto il parto naturale. A seguito del taglio cesareo, tramite il quale è nata una bambina, attualmente ricoverata in neonatologia in buone condizioni, la donna ha presentato prima un calo dell'emoglobina e poi una severa anemia, spia di un'emorragia in corso. L'ASL ha riferito che il personale ha messo in atto ogni procedura prevista dal protocollo, compreso un intervento di emergenza che non è però riuscito a salvare la giovane vittima. Coronavirus. Il bollettino dell'1 settembre segnala in Italia 20.503 nuovi casi e 68 decessi. Il tasso di positività resta stabile rispetto al giorno precedente e si attesta sul 13,2%. Sul fronte dell'occupazione ospedaliera scendono a 207 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre diminuiscono a 4.962 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 1.025 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore. Sono invece 144 i contagi attestati nel Tarantino. Al momento nella regione sono 19.855 le persone positive al Covid, di cui 208 ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva. Negli ultimi 10 anni il numero delle aziende agricole pugliesi è diminuito del 29,6%, un dato che fa riflettere anche se in linea con la media nazionale del meno 30,1% e che in qualche modo è connesso a un altro elemento statistico, vale a dire l'aumento della superficie agricola media per azienda, passata dai 7,9 ettari del 2010 agli 11,1 attuali. Si tratta dei primi dati resi disponibili dall'Istat sul 7° censimento generale dell'agricoltura. La Puglia resta la regione italiana con il maggior numero di imprese nel comparto primario, sono 191.430, in Italia complessivamente ammontano a 1.133.023. A soffrire di più nell'ultimo decennio sono state le imprese di piccole dimensioni. In generale, sul piano comparativo con le altre regioni, la Puglia ha mostrato una buona tenuta, ma gli imprenditori agricoli per andare avanti spesso hanno dovuto indebitarsi, resistere con le unghie e con i denti, fare sacrifici, ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, commentando i dati Istat. C'è bisogno di un recovery fund agricolo, ha aggiunto Sicolo, uno sforzo straordinario dell'Europa per sostenere un comparto fondamentale da tutti i punti di vista. Torna a Taranto dopo 2 anni di assenza la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. Oggi attraverserà il canale navigabile arrivando da Malta e sarà ormeggiata lungo la banchina del Castello Aragonese. A bordo i 143 allievi della prima classe dell'Accademia Navale, 33 dei quali sono pugliesi. Durante la sosta i cadetti del corso Agenor, nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attività della campagna di istruzione partecipando al modulo di arte del comando organizzato a Brindisi dalla Brigata Marina San Marco. La nave sarà aperta per le visite a bordo dei cittadini di Taranto e non solo, oggi dalle 17 all'1 e domani dalle 14 alle 20. Decisamente è una città dove ho vissuto molti anni della mia vita personale e anche la mia figlia più piccola è nata qui a Taranto 9 anni fa e ho assunto il comando di questa nave a Taranto l'anno scorso in una brevissima toccata e fuga che abbiamo fatto in stazione navale Mar Grande. Siamo contenti oggi di poter tornare al Castello Aragonese, da dove mancavamo effettivamente a 2 anni, e siamo pronti ad accogliere l'abbraccio dei tarantini che sono sempre molto affezionati alla Marina ed in particolare a questa nave. Campagna con molte tappe all'estero,
6, ne abbiamo fatte 3 in Mediterraneo e 3 fuori dal Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico, in particolare Casablanca, Lisbona e Cadice, queste ultime 3, e poi Mediterraneo, Malta, La Valletta, e Tunisi e Algeri. È stato un grande arricchimento personale, oltre che professionale, per il mio equipaggio e soprattutto per gli allievi a cui è dedicata questa fase dell'attività estiva di Nave Vespucci. Via libera al bando che assegnerà le palestre scolastiche di competenza comunale alle associazioni sportive cittadine. I soggetti interessati avranno tempo fino al 10 settembre per presentare domanda seguendo le indicazioni disponibili sul sito internet istituzionale dell'ente. Realizziamo un grande obiettivo, le parole del sindaco Rinaldo Melucci, offrendo a tanti giovani sportivi la possibilità di allenarsi in strutture accoglienti. Siamo la città dei 20esimi giochi del Mediterraneo, per questo vogliamo che lo sport sia un nostro elemento distintivo. Lo sport inteso come buona abitudine di vita, come veicolo promozionale, come passione. Grazie alla collaborazione del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Vito Alfonso, ha aggiunto l'assessore al patrimonio e allo sport Gianni Azzaro, grazie alla disponibilità dei singoli dirigenti scolastici e all'impegno dei nostri uffici, anche quest'anno garantiremo ad associazioni e società sportive l'uso delle nostre palestre. Altro rinforzo di prospettiva per il Taranto che attraverso i propri canali social ha ufficializzato ieri l'arrivo del centrocampista Daniele Camorani. Il classe 2003 l'anno scorso nelle fila della Matese, club campano di Serie D, ha collezionato una sola presenza. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media, è tutto, al prossimo notiziario.